Professoressa, buongiorno, mi hai mandato a chiamare? Sì signora, l'ho fatta chiamare perché è successo un fatto abbastanza grave. Chi è Carlo, vero? Eh no, Enrico Maria. Enrico Maria, com'è possibile? Ho dato una ricerca da fare sul Medioevo e visto che lui e Tancredi mi sembravano molto interessati al tema della guerra, gli ho detto di approfondire le tecniche di assedio medievali. Ma io a casa le ho visti studiare? Sì, ci credo che abbiano studiato e si siano anche preparati, solo che sono entrati in classe, ho trovato banchi rovesciati. Stavano praticamente inscenando una guerra. Hanno portato archi, frecce di ogni tipo, non so dove l'abbiano tirate fuori. Ma certo, mio marito è appassionatissimo, archi, frecce, carabine, tutto per la caccia. Signora, però sono delle armi, non si possono portare a scuola. Inoltre stavano cercando di creare delle catapulte e volevano dare fuoco a delle palline di carta per lanciarle alla fazione contrastante. Non va bene a scuola questo. Ma lei pensi, che meraviglia, si ricorderanno per sempre queste lezioni. Anch'io non mi dimenticherò mai di queste lezioni, sicuramente. Lei deve dire a Enrico Maria che non può crearmi del fuoco in classe o mettere a repentaglio la vita dei suoi compagni. E io non la trovo mai contenta, ma scusi. Lei aveva specificato che il progetto doveva essere scritto? Non credo, mi faccia vedere i fogli. Loro hanno regalato ai loro compagni delle ore memorabili. Se le ricorderanno per sempre. Li hanno portati in un viaggio nel tempo. In un viaggio nel tempo. Comunque, questo volevo tanto informarla. Per fortuna non si è fatto male a nessuno, però evitiamo la prossima volta. Va bene. Grazie. Tanto l'ha concluso, vero, questo periodo storico? Finito il Medioevo. Allora, vediamo per il prossimo.